cosa che rende intrattabile l'argomento. Quindi io, attenendomi al regolamento, è chiaro che non posso mettere all'ordine del giorno un punto fino a quando non vi è quell'atto che venga prodotto, e quindi per questo non ho messo all'ordine del giorno il punto che voi avete pregiudizialmente rinviato. Questa è la mia interpretazione del regolamento, e credo che sia fatto così anche in passato, e ritengo di essere stato, cioè avrei fatto a mio giudizio un abuso nel momento in cui avessi messo in trattazione un punto rinviato quando non c'è appunto quella relazione scritta che i consiglieri avevano richiesto. Quindi la ringrazio comunque per la sollecitazione. Presidente, sì. Consigliere Messina. Non per volere ancora dilungarmi su questo punto, però io ritengo che il punto va messo all'ordine del giorno anche se non le perviene la relazione, perché dico la relazione può pervenire in qualunque momento, quindi il punto va previsto e poi si rimanda. Ogni qualvolta ancora non arriva né la relazione né i funzionari. Io resto ferma della mia idea e mi attengo al regolamento. Per me era prosecuzione di seduta e quindi andava messo il punto all'ordine del giorno, nonostante non fosse pervenuta ancora la relazione. Va bene. E passiamo alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno. Deliberazione Corte dei Conti numero 202 dell'11 luglio 2012, determinazioni. E naturalmente ho proceduto a mettere all'ordine del giorno questo punto in virtù anche della delibera della Corte dei Conti che vi è pervenuta a tutti quanti, è pervenuta ovviamente a me come Presidente del Consiglio Comunale, al signor Sindaco, all'organo di revisione del Comune di Cefalù, ma è pervenuta a tutti voi, e credo che l'urgenza degli atti che abbiamo appunto da espletare rendeva assolutamente indifferibile una seduta di Consiglio Comunale come quella di questa sera. Per questo diciamo, c'è anche una motivazione superiore nella seduta che facciamo questa sera, una seduta a mio giudizio molto importante, per la quale credo che sia necessario dare la parola al signor Sindaco che ci relazionerà su quelle che sono le attività dell'amministrazione in merito appunto alla delibera della Corte dei Conti che abbiamo citato e messo all'ordine del giorno. Prego, signor Sindaco. Grazie. Io mi auguro di essere esaustivo, però già dico sin dall'inizio che sono pronto a ogni integrazione della richiesta dei consiglieri comunali, come anche della Presidenza, su un argomento che è delicatissimo e che è centrale per quanto riguarda la gestione per ora del Comune di Cefalù. Come voi ben sapete, subito dopo la mia proclamazione, dopo qualche settimana, è arrivata una adunanza alla Corte dei Conti, adunanza che è stata fissata presso la stessa Corte per l'11 luglio 2012, e il Comune veniva chiamato a difendersi o a giustificare alcune anomalie sulla grave crisi finanziaria e alcune anomalie gestionali. Particolarmente venivano elencate 16 di quelle che sono gli elementi principali di queste anomalie, di questa grave crisi finanziaria: la presenza in bilancio di un'elevata consistenza di residui attivi da parte corrente e difficilmente riscuotibili, la mancata adozione delle misure correttive sia del 2010 sia quelle successive, che prevedeva tra l'altro la riapprovazione del rendiconto 2008, come anche quella del 2009, l'inattendibilità dei risultati di amministrazione degli esercizi 2008 e 2009, la mancata approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2010, la mancata approvazione ad oggi del bilancio di previsione 2011, il mancato rispetto nei limiti previsti dall'articolo 163 del TUEL per quanto riguarda la disciplina dell'esercizio e della gestione previsoria del bilancio, lo sfondamento di numerosi capitoli, la presenza di debiti fuori bilancio per oltre 10 milioni di euro, la presenza di numerosi pignoramenti di azioni esecutive, il mancato rispetto dell'articolo 191,5 del TUEL, il reiterato utilizzo di anticipazioni di cassa da oltre 5 anni,
che ammontava al 31/11/2011 a circa 4.128, la presenza di un consistente ammontare di debiti contratti prevalentemente con la Cassa Depositi e Prestiti, la necessità di verificare il rispetto dei vincoli del patto di stabilità per gli anni 2008, 2009 e 2010, la sussistenza delle condizioni di ente strutturalmente deficitario per l'esercizio 2009 e successivo, poi la mancata e regolare erogazione dei più elementari servizi a favore della cittadinanza, esempio eloquente è rappresentato al mancato pagamento per diversi anni dei buoni libri alle famiglie di studenti. All'adunanza dell'11 luglio, alla quale ho partecipato personalmente senza nessun funzionario, perché come voi ben sapete da alcuni mesi è assente dal comune il responsabile del servizio finanziario, che per 6 mesi sarà in abilità, è stato giudicato inabile al lavoro, sostituito momentaneamente dalla dottoressa Vacca. All'adunanza dell'11 luglio ho cercato di dare delle spiegazioni e anche cercare di dare delle giustificazioni per questa grave crisi gestionale, grave crisi finanziaria e queste anomalie gestionali, e vi leggo la parte che penso sia quella più importante rispetto alla pronuncia che è arrivata al Comune di Cefalù in data 19 luglio del 2012. E allora mi scuso per un attimo. All'adunanza pubblica dell'11 luglio 2012 è intervenuto in rappresentanza dell'amministrazione del signor Rosario Lapunzina, sindaco del comune di Cefalù, il quale ha sostanzialmente confermato l'esistenza delle criticità oggetto del deferimento, imputandone le cause alle gravi e reiterate irregolarità contabili intervenuto soprattutto negli esercizi dal 2002 al 2006. Ma io, questo è stato riportato, ma io ho già detto che anche successivamente. Lo stesso sindaco ha auspicato una rapida conclusione dell'indagine ispettiva tuttora in corso da parte dell'assessorato regionale autonomia locale, al fine di poter valutare, sulla base di una rappresentazione precisa e compiuta della situazione finanziaria dell'ente, la possibilità di adozione di misure idonee ad evitarne il dissesto. La sezione, prendendo atto di quanto dichiarato dal rappresentante dell'amministrazione, non può che confermare l'esistenza delle gravi criticità oggetto del deferimento sulla base delle considerazioni di seguito riportate. Poi ci sono una serie di puntuali, che non leggiamo tutte, puntuali, diciamo, deferimenti, chiamiamo così, pronunce da parte della più che altro puntualizzazione da parte della Corte sui 16 punti, e poi c'è la parte conclusiva che voglio leggervi. Dalle considerazioni sopra riportate emerge in maniera inequivocabile che la situazione finanziaria del Comune di Cefalù presenta evidenti squilibri strutturali del bilancio suscettibili di provocare il dissesto dell'ente e che impongono di attivare la procedura prevista all'articolo 6,2 del 149/2011. Si richiede pertanto che l'ente adotti entro il termine fissato da questa sezione regionale tutte le misure correttive necessarie a porre rimedio alle criticità segnalate, dandone immediata comunicazione alla stessa ai fini della verifica della loro attuazione e della conseguente sussistenza o meno dei presupposti per attivare l'ulteriore fase della procedura. Si richiede in particolare che l'ente provveda, e questa è la parte più interessante, ad una precisa e analitica ricognizione dei residui attivi secondo quanto stabilito dall'articolo 228 del TUEL, con conseguente eliminazione dal conto di bilancio di tutte posizioni creditorie che risultano esistenti di dubbia esigibilità o di difficile riscossione, alla rideterminazione del risultato dell'amministrazione con contestuale riapprovazione del rendiconto degli esercizi 2008 e 2009 sulla base delle predette rettifiche contabili, all'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2010 sulla base dell'avanzo di amministrazione così rideterminato, evidenziandone anche gli effetti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e dei principali vincoli di finanza pubblica, alla ricognizione e all'esatta quantificazione degli impegni di spesa contabilmente assunti in attesa di liquidazione, nonché dei debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento. Si richiede quindi che l'ente, preso atto della situazione finanziaria risultante agli accertamenti e delle rettifiche contabili effettuati, adotti, ove ritenuto possibile, le misure indispensabili per ristabilire gli equilibri di bilancio, anche in applicazione delle disposizioni dell'articolo 193 e 194 del TUEL,
assicurando in particolare la copertura delle spese correnti e il tempestivo pagamento degli impegni assunti, il ripiano dei debiti fuori bilancio e il rientro dell'anticipazione di tesoreria. Si deve peraltro rimarcare che l'applicazione della procedura prevista dal citato decreto 149/2011 non preclude all'ente, ove ritenga di non poter efficacemente adottare misure correttive tali da superare la criticità in atto, di procedere autonomamente e immediatamente alla dichiarazione di dissesto ai sensi del 246 del TUEL, evitando il prodursi di ulteriori danni alle finanze comunali che potrebbero esporre i soggetti coinvolti a responsabilità erariali. Per tutto questo assegna al Comune il termine di 60 giorni di ricevimento della presente liberazione per adottare le misure correttive richieste. Ho voluto leggere, signori consiglieri, la pronuncia non perché voi non l'avete già letta, ma evidentemente perché all'ordine del giorno il punto sulla pronuncia era indispensabile ricordarlo, anche per sapere che cosa ha fatto l'amministrazione successivamente a questa pronuncia. Il sindaco e il responsabile del servizio finanziario hanno fatto questa nota ai responsabili del settore il 30 di luglio, dovendo aderire a quanto richiesto con deliberazione numero 202 della Corte dei Conti, sezione di controllo per Regione Siciliana. Si invitano le signorie loro a trasmettere all'unità organizzativa di coordinamento presso l'ufficio del segretario generale l'importo di eventuali obbligazioni assunte senza apposita copertura finanziaria. Successivamente sarà cura delle signorie loro altresì trasmettere le proposte di deliberazione consiliare del riconoscimento debito fuori bilancio. Si invita a dare sollecito riscontro entro 3 giorni del ricevimento della presente. Questa lettera formulata in questo modo è stata indispensabile e necessaria farla così, perché nel passato i debiti fuori bilancio che venivano comunicati agli uffici erano soltanto quelli che erano allegati con una proposta. Invece io ho voluto rimarcare che anche se non c'era la proposta andavano segnalati i debiti ai funzionari. Successivamente, già il 17 di luglio, anzi prima di questo, il 17 di luglio, ho fatto una nota agli enti locali diffidandoli di produrre al più presto possibile la famosa relazione dell'ispezione, che come voi ricorderete è un'ispezione che è durata a Cefalù circa 4 mesi. La nota che io ho fatto il 17 luglio all'assessore regionale degli enti locali, al dirigente del Dipartimento e per conoscenza della Corte dei Conti era quella di avere questa relazione al più presto tempo possibile, chiaramente diffidandoli da presentarla. Successivamente, l'indomani, almeno è datata l'indomani, ma al Comune di Cefalù è arrivata il 26 luglio, è arrivata questa famosa relazione che per chi ha avuto modo di conoscerla dice tanto ma dice poco e niente rispetto al fatto che noi ci aspettavamo una puntuale ricognizione di tutti i residui attivi, ricognizione che purtroppo non è stata al momento puntuale. Penso che sia il caso di darne lettura, almeno per cercare di averne cognizione tutti insieme. Con riferimento all'attività espletata in esecuzione delle disposizioni impartite con i provvedimenti in oggetto, fermo restando il contenuto della precedente relazione trasmessa con nota, si rappresenta quanto segue. Preliminarmente, al fine di una più chiara intelligibilità dei dati riportati nei documenti contabili oggetto di esame, non può rilevarsi un dato per certi versi anomalo e non giustificato costituito dall'assetto amministrativo burocratico dell'ente che prevede 11 posizioni apicali. L'analisi dei residui e la loro evoluzione nell'arco temporale presso in esame 2008-2010 hanno posto in risalto una sequenza procedimentale attraverso la quale i responsabili dei singoli settori e quindi titolari della gestione dei capitoli, al fine di procedere all'individuazione del dato da inserire nel bilancio, trasmettevano al responsabile del settore finanziario i dati del riaccertamento per essere riscontrati e successivamente appostati in bilancio. Proprio tale procedura è stata sottoposta a verifica in maniera analitica per i capitoli con residui di importo superiore a euro 100.000 e a campione rappresentativo con riferimento ai capitoli che presentavano un minore importo di 100.000. L'esame contabile ha comportato l'elaborazione di una scheda riepilogativa dell'evoluzione del singolo importo riferito ai capitoli in esame. Come già illustrato nella precedente relazione, si è assunto come dato di partenza quello riportato nel conto consuntivo del 2007. Il dato in questione è stato confrontato con le risultanze dei mastri e successivamente verificato con i titoli formati dai responsabili dei settori. Continua la relazione. Dalla lettura dei dati riportati nelle tabelle emergono
scostamenti significativi con riferimento all'indicazione dei residui attivi che vengono mantenuti nel corso degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010. Tutto ciò in assenza di atti specifici del servizio finanziario che giustificano la consistenza dei residui indicati nei rendiconti approvati, indurrebbe a ritenere che i rendiconti dei suddetti esercizi finanziari risulterebbero contabilmente errati, circostanza questa che metterebbe in discussione il cosiddetto risultato di amministrazione ivi indicato. Si suggerisce pertanto apposita richiesta all'ente volta a verificare, dopo 4 mesi, la sussistenza di atti giustificativi degli scostamenti rilevati nei capitoli presi in esame. E qui fanno un'elencazione di vari anni con i vari scostamenti. Come già accennato nella precedente relazione trasmessa con nota in data 2 aprile, il responsabile del servizio finanziario Ragioniere Domenico Meli ha di fatto gestito in maniera del tutto autonoma ogni aspetto relativo alla contabilità dell'ente. Tale circostanza viene fuori da una serie di indicazioni procedimentali. Il responsabile dei singoli settori, infatti, nel riaccertare i residui, trasmetteva alla ragioneria dati relativi ai titoli formati nel corso dell'anno, gestione di competenza, per il successivo inserimento nel documento contabile. Il dato inserito dalla ragioneria, tuttavia, non risulta sempre corrispondente al dato del settore e di ciò i rispettivi responsabili non hanno saputo né potevano fornire agli ispettori alcuna significativa giustificazione, limitandosi a documentare la corrispondenza del dato trasmesso. Risultava opportuno procedere ad una verifica dei risultati relativi agli incassi, ma tale ricerca si è rilevata non percorribile, almeno con riferimento ad alcuni consistenti capitoli, atteso che nell'ipotesi delle sanzioni amministrative e dei tributi TARSU e ICI, poste la cui riscossione avviene per il tramite del concessionario Seriet Sicilia, gli incassi risultano trasmessi all'ente senza la corrispondenza imputazione di pagamento, circostanza questa che rende a distanza di tempo pressoché impossibile ogni verifica riguardo la corretta eliminazione del residuo, compromettendo la veridicità dell'appostamento in bilancio, ossia non c'è l'allineamento tra l'incasso e l'imputazione. È opportuno riferire che l'attività di riscossione delle entrate tributarie devoluta al concessionario prevede una procedura più complessa e dei tempi certamente più lunghi dal momento che i singoli tributi, attraversando una sequela procedimentale del tipo accertamento, formazione del ruolo, notifica della cartella, azione esecutiva, permangono per così dire in vita per oltre il termine di prescrizione, atteso che proprio la sequela procedimentale ne consente l'interruzione. In ragione di ciò non appare peregrina la considerazione che all'accumularsi nel tempo di una ingente massa di residui non sia corrisposta in realtà un'effettiva possibilità di procedere alla loro riscossione, dal momento che la sequenza sopra descritta in molti casi subisce delle interruzioni e si estingue senza che a questi fatti corrisponda una immediata attività di cancellazione del residuo. Sembra potersi affermare in via generale che una prassi ricorrente negli enti locali sia quella di iscrivere il residuo tra le poste attive, a volte prescindendo dalla sua reale esigibilità. Tale prassi può considerarsi dettata dall'esigenza di attestare la sussistenza di un avanzo di amministrazione fittizio, ma idoneo solo formalmente a giustificare una corrispondente attività di spesa. Anche l'amministrazione di Cefalù ha certamente posto in essere un tale modus operandi, ma la circostanza che rende ancora più critico il quadro di riferimento è data dall'assoluta autonomia in cui si è trovato ad operare il responsabile del servizio finanziario, il quale, provvedendo alla gestione del portafoglio dell'ente, sembrerebbe aver utilizzato una sorta di finanza creativa per giustificare la sussistenza delle poste attive che risulterebbero da incassi cui difetta una corretta e corrispondente imputazione di pagamento. In altri termini, somme trasferite o pagate all'ente per una ben precisa causale sarebbero transitate in capitoli differenti e non corrispondenti, consentendo una sorta di compensazione tra partite non consentita e pertanto in violazione delle disposizioni di cui l'articolo 180 del 267/2000. Altro elemento discutibile appare, vi chiedo scusa consigliere, ma non riesco a leggere se voi. Altro elemento discutibile appare la frammentazione dell'attività di gestione dei capitoli. Ora, la confusione determinata dall'adozione da un simile sistema di gestione della contabilità, per cui
Bilanciamento: in alcuni casi si è fatto ricorso a una imputazione differente delle risorse in entrata, in particolare dei residui attivi che andavano piuttosto cancellati, conduce a ritenere erroni i dati riportati in detti documenti. Riguardo ai debiti fuori bilancio, ha avuto riguardo alla gestione del cosiddetto sfondamento dei capitoli di bilancio del esercizio 2011, deve rilevarsi che in assenza del bilancio di previsione, la gestione provvisoria riferita alla capacità dei capitoli dell'ultimo bilancio approvato mette in luce una circostanza differente costituita dall'assunzione di impegni di spesa sotto forma di debiti fuori bilancio, prassi non certo ordinaria, ma spesso necessitata dalla natura dell'obbligazione cui far fronte. La verifica effettuata sulle procedure di assunzione di debiti fuori bilancio è stata condotta attraverso l'acquisizione di appositi elenchi relativi agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, cui ha fatto seguito un'analisi campione relativa ai provvedimenti di riconoscimento. Si è potuto verificare che la stragrande maggioranza dei suddetti riconoscimenti è stata operata per debiti derivanti da titoli esecutivi giudiziali e che in diversi casi non è stato rispettato il termine per riconoscimento. In dettaglio, negli anni in esame si riscontrano 47 atti deliberativi per il 2007 per un ammontare di 443.000 euro, 65 per il 2008 per 88.000 euro, 44 per il 2009 per 294.000 euro e 127 per il 2010 per 454.000 euro, per un complessivo importo nel quadriennio di 1.281.000 euro. Tali indicazioni evidenziano una forma di sofferenza nella gestione dei pagamenti, circostanza resa ancora più evidente poiché accompagnata dal dato relativo all'anticipazione di cassa, mantenuto pressoché costantemente al limite massimo. L'entità dei debiti fuori bilancio, circa 10 milioni di euro, dicono gli ispettori, ha origini risalenti al periodo anteriore all'anno 2007. L'evoluzione dei suddetti debiti evidenzia infatti come nel quadriennio preso in esame l'entità, sebbene cospicua, risulti non significativamente incidente sull'incremento del dato preesistente. L'incremento dell'ammontare dei suddetti debiti rivela in realtà una sorta di incapacità e impossibilità dell'ente di far fronte al pagamento e quindi all'eliminazione della passività derivante dai suddetti debiti fuori bilancio mediante l'ausilio degli ordinari strumenti. Il dato di bilancio relativo all'avanzo di amministrazione non impegnato potrebbe in qualche misura lenire gli effetti di tale passività qualora applicato per la loro copertura. Tuttavia, come già evidenziato in precedenza, tale dato allo Stato non appare certo e dovrà essere rideterminato. Le acquisizioni di cui sopra indicano in maniera piuttosto evidente la circostanza che l'apparato gestionale del Comune di Cefalù, a livello strutturale, risente in maniera pregnante di un'eccessiva parcellizzazione delle competenze, mentre per quanto riguarda l'aspetto più schiettamente finanziario, l'ingente carico debitorio creatosi negli anni precedenti, quelli presi in esame, ante 2008, non ha consentito di operare secondo i parametri rinveribili nei principi contabili di riferimento che risultano in molti casi disattesi, se non addirittura violati. Quanto all'impegno derivante dall'uso dell'anticipazione di tesoreria, il trend che si è osservato, teso al massimo negli ultimi esercizi, rende concreto il rischio di un default, atteso che il ricorso all'anticipazione è un chiaro sintomo della difficoltà dell'ente di far fronte con regolarità ai pagamenti, attraverso risorse proprio derivanti dalla riscossione dei crediti. Le questioni esaminate lasciano aperta l'individuazione di alcune soluzioni per la soluzione della crisi finanziaria in atto, che non è tuttavia compito di questo collegio proporre o suggerire. Quello che invece vale la pena di accertare, in contraddittorio con l'ente, è l'esatto dimensionamento della mole dei residui che risulterebbero sostanzialmente determinanti per le sorti dei documenti finanziari messi in discussione, i quali potrebbero essere riapprovati con sostanziali differenze una volta chiarita in via definitiva la loro reale esigibilità oltre che sussistenza. Tanto si rappresenta dottoressa Margherita Rizza, Giovanni Perino e Francesco Riela. C'è una ragione, consiglieri, per cui ho letto questa relazione, perché è importante partire dalla relazione per sapere che, oltre alla richiesta da parte della Corte dei Conti di fare chiarezza sui residui, sui debiti fuori bilancio, sulla riapprovazione dei documenti contabili, sul risultato dell'avanzo amministrazione, è evidente che anche gli ispettori, anche gli enti locali, anche l'organo di controllo regionale ci chiede questo controllo. Successivamente io ho fatto una direttiva agli uffici dicendo che il 50% di quello incassato agli oneri di urbanizzazione poteva essere utilizzato, come vi ho già detto in un precedente consiglio, per il pagamento dei debiti fuori bilancio. Vi posso dire che attualmente i debiti fuori bilancio, tra qualche impegno già preso nel 2009 e quello che abbiamo utilizzato fino a questo momento, che abbiamo diminuito in pochissimi mesi, forse in due mesi, sono circa 300.000 euro di pagamenti. Oltre a questo,
vado a quelle che sono le altre attività che l'ente ha posto in essere, ossia la dottoressa Sergi, che forse io colpevolmente non vi ho presentato con dovizie di particolari, e il nuovo segretario generale del comune di Cefalù, che proviene dal comune di Campofelice e che da subito si è messa a disposizione dell'ente con spirito di sacrificio, con abnegazione, alla quale va un mio ringraziamento per quello che sta facendo per il comune di Cefalù, perché era in una pace di un comune sicuramente con meno problemi del nostro, ed è venuta qui e sta lavorando con impegno e con tutti i responsabili di servizio. La dottoressa Sergi ha fatto una nota il 14 di agosto, è venuta qui al comune l'8 di agosto al responsabile di servizio per chiedere che, per disporre che ciascun responsabile dovrà provvedere a riaccertare i residui, e allegando un prospetto di residui oltre i 100.000 euro. Lavoro che si sta realizzando e che si sta facendo, che per l'anno 2008 è stato completato. E inoltre ha fatto una nota, perché il sottoscritto ha chiesto alla dottoressa Sergi, ma anche a tutti i responsabili del servizio, che durante la mia gestione non si dovrà formare nemmeno un euro di debito fuori bilancio. La dottoressa Sergi ha fatto questa nota che io vi leggo: con la presente si invitano i signori indirizzo, scrive il responsabile del servizio e per la conoscenza il sindaco, ad attenzionare le procedure di impegno di spesa onde evitare la formazione di debiti fuori bilancio, acquisendo preventivamente all'ordinazione della prestazione la relativa attestazione sulla copertura finanziaria. In particolare si dispone che gli uffici competenti provvedono a impegnare tempestivamente la spesa relativa ad ordinanze sindacali per i lavori di somma urgenza che devono essere assunti obbligatoriamente entro 30 giorni dall'ordinazione della prestazione. È evidente che il sindaco, prima di emettere qualsiasi ordinanza, controlla se c'è la copertura finanziaria. Se ci dovesse essere necessità di emettere un'ordinanza senza controllare la copertura finanziaria, i responsabili sono tenuti a regolarizzare entro 30 giorni. Il lavoro che è stato poi prodotto e che si è concluso oggi in un primo step è una ricognizione dei debiti fuori bilancio. Il comune di Cefalù, con la giunta comunale, con delibera di oggi, che io vi leggo, ha per la prima volta, e devo dire per la prima volta in questi anni, posto fine a questa telenovella dei debiti fuori bilancio che non si conoscono, di cui non si ha notizia, di cui non si ha menzione, elencando non solo l'importo ma anche la descrizione dei debiti in un allegato alla stessa delibera. Vi leggo la delibera di giunta. Richiamate la deliberazione della giunta comunale 239 del 29 dicembre 2010 e la determinazione del segretario generale con cui si assegnava all'ufficio di coordinamento diretto dal segretario comunale la tenuta dei rapporti con gli organi di controllo esterni. Vista la deliberazione 202 della Corte dei Conti, sezione di controllo, con cui vengono riassunte le criticità del sistema finanziario del Comune di Cefalù e con cui si assegna all'ente un periodo di tempo pari a 60 giorni per adottare delle misure correttive atte a scongiurare la degradazione del dissesto finanziario. Considerato che l'elemento certamente più critico riscontrato dalla Corte è quello inerente alla situazione debitoria dell'ente, che potrà essere risolta solo con l'esecuzione di un programma di ripiano dei debiti, articolo 193 del TUEL, mediante l'utilizzo di risorse previste dalla legge, avanzo di amministrazione disponibile, entrate proprie da parte corrente, relative riduzione delle spese correnti, vendita del patrimonio immobiliare disponibile, contrazione di mutui, ma solo limitatamente ai debiti o parte di essi inerenti spese di investimento, dato atto che per poter programmare ed eseguire il ripiano occorre procedere preventivamente alla riapprovazione del rendiconto di gestione 2008-2009 e all'approvazione del rendiconto degli esercizi 2010 e 2011 per poter quantificare l'avanzo disponibile, ed infine all'approvazione del bilancio di previsione 2012 e del pluriennale 2012-2014, come previsto anche dalla Corte dei Conti con la citata deliberazione. Vista la nota del sindaco e del responsabile del servizio, protocollo 308 del 30 luglio, con cui si richiedeva ai signori responsabili dei servizi di trasmettere gli importi di nuove obbligazioni assunte senza apposita copertura finanziaria, al fine di effettuare un'ulteriore ricognizione sullo stato debitorio dell'ente,
Viste le note, non vi leggo tutte le note perché perderemo molto tempo, ma sono tutti numeri. Visto l'elenco predisposto dall'unità organizzativa di coordinamento in cui sono state inserite tutte le proposte di liberazione e riconoscimento di debito fuori bilancio presentate alla stessa unità fino al 31 agosto per un ammontare della massa debitoria pari a 10.598.000, priva di copertura finanziaria, fatta eccezione di alcuni debiti per i quali si è proceduto alla liquidazione e di cui si parlerà in proseguo. Vista la direttiva del Sindaco, protocollo 495 GAB del 3 luglio, rivolta a tutti i responsabili del settore, con cui si autorizzava l'utilizzo del 50% dei proventi derivanti da concessioni edilizie, al fine di scongiurare ulteriori spese e danni per l'ente in caso di sentenze esecutive. Visto l'elenco di tutte le liquidazioni e le relative proposte di liberazione, datate quindi alla relativa copertura finanziaria della spesa, già anticipata con le singole terminazioni di liquidazione, per un totale di spese di 125.312. Dato atto altresì che dal totale dei suddetti debiti in elenco va detratto l'importo di 180.000 euro per l'esecuzione parziale della sentenza volo parlato mediante liquidazione della somma impegnata a residui. Dato atto pertanto, alla luce di quanto affermato nei precedenti due capoversi, che la richiesta di copertura dei debiti già oggetto di proposta di deliberazione ammonta a 10.292.000. Dato alto altresì che in assenza di copertura finanziaria la situazione debitoria dell'ente ha continuato ad aggravarsi fino a comprendere anche delle passività pregresse che ricostituiscono pur sempre oneri straordinari della gestione e che riguardano pagamenti di utenza dell'esercizio precedente e di quello corrente. Dato atto infine che le somme comunicate dal responsabile in merito a nuovi debiti fuori bilancio da riconoscere debiti pregressi ammonta euro 2.005.000, di cui però una cospicua quota riguarda fatture emesse dalla società Enel Servizio Elettrico pari a 508.772.000 relative alla ricostruzione di consumi del punto prelievo sito in contrada Presidiana, la cui fornitura non risultava contrattualizzata con nessun venditore. Evidenziato che in merito a tale ultima passività la scrivente si riserva di approfondire soprattutto sulla quantificazione e che tale approfondimento verrà effettuato anche per altri debiti, data la necessità di verificare l'esatto ammontare, tenendo conto altresì della maturazione di ulteriori interessi, dato altresì che alcune somme riportate nella relazione dell'ingegnere Duca relativa ai debiti del settore lavori pubblici non sono state incluse nella passività, atteso che ineriscono procedure ancora in corso e decreti ingiuntivi opposti dove non è stata concessa la provvisorietà esecutiva, la provvisoria esecutività. Solo a titolo esemplificativo, debiti riportati dal numero 13 e 14 relativa ai PRUST, considerato infine che la massa debitoria dell'ente ammonta al 31 agosto 2012 a 12.298.381.04. Tutto ciò premesso e considerato, propone di prendere atto della situazione debitoria che grava sull'ente di ammontare pari a lire 12.298.000, suscettibile di ulteriori rettifiche da apportare in seguito sia per l'aggiornamento degli interessi sino a soldisfo, sia ulteriore analisi delle fatturazioni in giacenza, di allegare alla presente tutti i documenti citati in premessa come parte integrante, di trasmettere la presente al Presidente del Consiglio Comunale, al Collegio dei Revisori, alla Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana. Devo aggiungere una cosa molto importante. Perché questi 2 milioni di euro non sono stati considerati nella trasmissione di elementi di conoscenza alla Corte dei Conti da parte della precedente amministrazione? Perché in questo comune c'era in uso, e questo non lo dico per accusare nessuno, ma lo dico per una cosa che si è verificata, trasmettere all'ufficio di coordinamento che ha istituito il dottore Rosario Bonomo, precedente segretario comunale, soltanto quei debiti fuori bilancio che erano oggetto di una proposta. Che cos'è la proposta? Lo sapete benissimo, la proposta è la descrizione precisa da come nasce il debito e come si forma, che poi si chiama proposta di riconoscimento del debito, che poi si porta in Consiglio Comunale. Per cui se non veniva fatta la proposta da parte del singolo ufficio, non veniva trasmesso il debito, è come se il debito non c'era. La mia richiesta, la richiesta che ho fatto quest'anno, appunto perché conoscevo questa prassi, che era una prassi banale e anche da un certo punto di vista conosciuta benissimo dalla precedente amministrazione, mi scuseranno i precedenti amministratori, ma sanno bene che sto dicendo il vero, questa prassi non può non considerare che il debito esiste. Ho detto un giorno a un responsabile che mi chiedeva: ma sindaco, lei cosa vuole sapere? Io voglio sapere se sei stato a fare la spesa, quanto hai speso,
E quant'è l'ammontare della spesa? È il fatto che non l'hai pagata. Non mi interessa sapere che cosa hai comprato. Ecco, in questo modo sono venuti fuori i debiti fuori bilancio del canile, i debiti fuori bilancio delle fatture Enel, i debiti fuori bilancio di tantissime parcelle non pagate, di altri debiti fuori bilancio che, come avete visto, fanno oggetto fino a questo momento, tranne ricognizione, di 2 milioni di euro. Perché abbiamo fatto la delibera? Non per una competenza della Giunta, perché la Giunta non ha nessuna competenza a riconoscere i debiti fuori bilancio. È vero che la competenza è esclusiva del Consiglio Comunale. Lo abbiamo fatto su precisa richiesta della Corte dei Conti. Cioè la Corte dei Conti ci ha chiesto con la pronuncia di quantificare, di fare una esatta ricognizione dei debiti fuori bilancio. Capirete benissimo che la ricognizione dei debiti fuori bilancio non può essere fatta con una sorta di numero di una cifra da comunicare all'ente, ma va fatta sicuramente con una precisa descrizione e con un allegato che noi trasmetteremo alla stessa Corte. Abbiamo detto che è suscettibile di variazioni, in considerazione del fatto che capirete benissimo, senza con questo creare terrorismo alcuno, ma per sempre per essere trasparenti e schietti, che si tratta di una voragine, si tratta di un insieme di debiti fuori bilancio composti per buona parte, per buona metà, da titoli esecutivi, cioè da procedure esecutive, cioè sentenze, lodi arbitrali, decreti aggiuntivi, che sono circa 5 milioni di euro, da un'altra buona parte di debiti fuori bilancio cosiddetti dormienti, ma non per questo pericolosi. Faccio un esempio. Quando noi parliamo che c'è un debito che proviene dal 2005 con l'Enel e che ora è maturata 1,5 milioni, ma è 1 milione già quello che proviene dal 2005, 2006 e 2007, questo debito dell'Enel, i cui 510.000 euro sono soltanto per l'anno di potabilizzazione, quando è partito il potabilizzatore, che non è stato fatto nessun impegno di spesa, questo debito fuori bilancio dell'Enel è dormiente. In che senso? L'Enel lo ha venduto all'Europe Factor. L'Europe Factor, che è società di riscossione, l'ha venduto all'IMI San Paolo. È evidente che l'IMI San Paolo, in questo momento che ha acquisito questo debito, sta lavorando con un legale, prima o poi arriverà la botta, e per cui lo chiamiamo debito dormiente, a differenza di un lodo arbitrale, di una sentenza esecutiva, che è una procedura che è arrivata al termine. Questa amministrazione in questi mesi ha resistito a diverse procedure esecutive, non ce ne vantiamo, ma evidentemente siamo riusciti a convincere i giudici che le somme che abbiamo a disposizione in banca sono somme in prestito e che non sono somme dell'ente, ma che sono somme del Credito Siciliano. Abbiamo ridotto la tesoreria perché prima si faceva un'operazione che io ho sempre contestato e che il precedente responsabile del servizio faceva per cautelare il pagamento ai dipendenti, cosa che a noi interessa particolarmente, ma la movimentazione in banca non può non essere fatta come si faceva prima. Mi spiego meglio. Prima non si faceva nessuna movimentazione in banca, i soldi si tenevano tutti nei conti correnti postali, nel momento in cui servivano i soldi ai conti correnti postali per pagare gli stipendi si faceva un transito nel conto corrente del Credito Siciliano di un solo giorno e si pagavano gli stipendi, cosa che con me non capita più. Ogni 15 giorni, massimo 20 giorni, preleviamo dai conti correnti e facciamo la movimentazione in banca, perché siamo stati oggetto di deferimento dalla Banca d'Italia perché il nostro conto corrente era fermo, glaciale, bloccato, in anticipazione continua. Siamo riusciti a diminuire l'anticipazione fino ad arrivare a 2 milioni in meno, grazie al fatto che abbiamo incassato l'IMU e grazie al fatto che i soldi che erano nei conti correnti li facciamo transitare. In ogni caso stiamo movimentando il conto del Credito Siciliano e siamo riusciti ad ottenere dallo stesso credito sicuramente un rinnovo dell'anticipazione senza la prescrizione precisa della Banca d'Italia, che ci voleva ridurre l'anticipazione di cassa di 1 milione di euro. L'attenzione di questa amministrazione è sulla riscossione. Dal primo momento il sottoscritto ha fatto una serie di lettere anche per coloro i quali non venivano qui a pagare solo pubblico da 3-4 anni, ma non sono le cifre più grosse. Ho fatto un appello agli albergatori, alcuni di questi stanno versando, come per esempio il Costa Verde ha già versato 50.000 euro lo scorso mese, perché abbiamo noi chiesto agli albergatori, ci sarà un appello pubblico che partirà a giorni, di pagare tutto quello che non hanno contestato. Faccio l'esempio: se gli albergatori contestano la TARSU perché vogliono pagarla quanto l'abitazione, almeno paghino al comune quanto è l'abitazione. Questo ha convinto alcuni e alcuni stanno versando. La stessa operazione si sta facendo a tappeto a 360 gradi, sapendo che il comune non può essere una banca, cioè il comune non può
esercitare questo ruolo che presta i soldi ai cittadini che non pagano, e questi soldi li presta in considerazione del fatto che richiedendoli in prestito alla banca paga interessi per oltre 130.000 euro l'anno, più tutti gli interessi per quanto riguarda i debiti fuori bilancio. È evidente che la situazione è grave ed è gravissima, anzi nessuno può pensare che il sindaco tace su questa situazione. Mi fanno ridere tutte le critiche che vengono fatte a destra e a manca, sopra e sotto, su questo argomento, perché ci si lavora dal primo giorno con serietà, abnegazione e forse con chi mai ha lavorato fino a tutto il giorno su queste cose. Evidentemente si lavora in silenzio, senza fare pubblicità, perché noi dobbiamo portare atti. Il primo atto che abbiamo portato è questo della delibera di giunta. Oggi io faccio un appello all'opposizione. L'appello è quello di lavorare insieme per scongiurare quello che potrebbe essere quello più infamante per il nostro comune. Faremo il possibile, ma non l'impossibile, in considerazione del fatto che nessuno di noi, nessun consigliere comunale e nessuno dell'amministrazione è colpevole della situazione che fino a questo momento ci ha portati a questo che per noi è la più grande emergenza tra tutte le altre che io ho trovato. Il fronte aperto è quello più grave, è quello che stiamo trattando. Qual è l'emergenza e qual è l'appello che io faccio all'opposizione? Capirete benissimo che riapprovare i rendiconti 2008, 2009, 2010 e 2011, rispettando quello che prevede il regolamento, 20 giorni di deposito a favore dei consiglieri comunali e 15 giorni per la Commissione, porterebbero sicuramente a un tempo superiore a 130-140 giorni, incompatibile con quelle che sono le normative, le prescrizioni e la pronuncia della Corte dei Conti. Vi dico anche che la normativa è cambiata sul dissesto finanziario e la ricordiamo a chi ci ascolta e chi è presente questa sera sensibilizzato dall'argomento, che è un argomento che non può riguardare pochi ma deve riguardare tutta la città, perché è un argomento importantissimo, e se siamo arrivati a questo punto è evidente che ognuno di noi prenda coscienza che il momento è veramente serio, che la casa brucia e che se si deve spegnere l'incendio all'interno della casa ognuno deve fare la sua parte, dal più piccolo credito, dal più debitore nei confronti del Comune a chi deve dare di più. Noi la procedura è cambiata, dicevo, c'è un nuovo decreto che è il 149 citato, all'articolo 6,2 prevede che la Corte dei Conti vigila sui comuni che possono andare in dissesto, assegna loro un tempo, per noi 60 giorni, ma che può essere sicuramente rinnovato per un'ulteriore proroga, ma assegna un tempo per le misure correttive. Qualora queste misure correttive che il Consiglio Comunale, perché l'organo competente è il Consiglio Comunale, è evidente che al Consiglio Comunale qualcuno le dovrà proporre, è il compito e l'onere di proporre queste misure correttive e dell'amministrazione comunale, il Consiglio prima dovrà verificare se queste misure correttive sono credibili. Nel caso in cui approva delle misure correttive e trasmette queste misure correttive alla Corte dei Conti, la Corte dei Conti dovrà valutare se queste misure correttive sono o no compatibili o sono credibili, ecco, chiamiamoli così. Nel caso in cui dice che non sono credibili, ci cioè afferma che non sono credibili, assegna al Consiglio Comunale un termine per dichiarare il dissesto. Se il Consiglio Comunale non dichiara il dissesto, fa nominare dal prefetto un commissario e si scioglie il Consiglio Comunale. Capirete bene che oltre a non avere responsabilità c'è un rischio anche da parte nostra, quella di fare una scelta ben precisa, che è una scelta che evidentemente io non lascio, appunto perché la competenza del Consiglio Comunale, non lascio evidentemente nelle mani del Consiglio, senza che io come sindaco insieme ai miei quattro assessori gestisco in prima persona. Noi altri sappiamo benissimo della responsabilità che tutti assieme abbiamo e dobbiamo valutare se ci sono le condizioni per evitare il dissesto. E per evitare il dissesto le condizioni principali sono quelle di sapere se il Comune, riapprovando i quattro documenti contabili 2008, 2009, 2010 e 2011, io chiedo la cortesia di un po' d'acqua perché non riesco più a parlare, e se riapprovando i rendiconti 2008, 2009, 2010 e 2011 il Comune è in avanzo di amministrazione o in disavanzo. Questa è la cosa più importante, perché nel caso in cui il Consiglio Comunale, il bilancio, ecco, dopo questi quattro documenti contabili, scusate la stanchezza, il Comune è in avanzo di amministrazione, già è un passo avanti e evidentemente dobbiamo pensare soltanto alla massa debitoria. Ma se malauguratamente il Comune dovesse essere in disavanzo, la questione diventa ancora più delicata.
Sotto tutto questo aspetto c'è da dire una cosa, appunto perché io non ho mai lasciato cose a dire e ho sempre detto, perché sono convinto che ognuno deve essere a posto con la propria coscienza, il Comune ha un altro problema enorme, che è un problema derivante da una sciocchezza e da una, più che sciocchezza, da una evidente negligenza da parte di chi ha amministrato precedentemente. Riguardo le fatture di sorgente presidiana, si tratta di 2,5 milioni di fatture che sono per ora in collegio arbitrale, cioè in questo momento un collegio arbitrale formato dall'avvocato Immordino, dall'avvocato Rosa Vinci e dall'avvocato Di Paola per conto del Comune sta valutando se il Comune dovrà pagare o no a sorgente presidiana 2,5 milioni di fatture, che sono 2,5 milioni di fatture per un servizio di potabilizzazione che dal 29 aprile fino a gennaio del 2011 è andata avanti senza che nessuno ha chiesto ad APS, prima che andasse in liquidazione, di pagare le stesse fatture. Questo collegio arbitrale io pensavo che decideva il tutto entro il 15 settembre. Da informazioni assunte, la scadenza per il lodo arbitrale è quella dell'8 ottobre, che capirete bene che ormai è diventata data unica per tutte le scadenze, e per cui evidentemente entro l'8 ottobre sapremo tante cose. Sapremo se io partirò per fare un viaggio in vacanza, sicuramente per cercare di essere più riposato e prepararmi per una campagna elettorale, e sapremo anche, scherzi a parte, come finirà questa vicenda del lodo arbitrale. Questo evidentemente peggiora fortemente la situazione dei debiti fuori bilancio, perché qualche consigliere mi ha chiesto, in questi 12 milioni più di euro ci sono inserite 2,5 milioni della sorgente presidiana? La risposta è no, i 12,2 milioni euro sono debiti fuori bilancio che sono elencati ma che non fanno parte della ricognizione comprensiva del cosiddetto lodo che dovrà uscire. Questa è la situazione in linee generali. Che cosa propone l'amministrazione, signor Presidente e consiglieri comunali? Scusate. L'amministrazione propone al Consiglio Comunale una serie di scadenze. Scadenze e impegni che vuole assumere davanti al Consiglio. E tra parentesi, scadenze, impegni e anche la richiesta che il Consiglio approvi per chiedere una proroga alla Corte dei Conti. Voi capirete benissimo che noi abbiamo fatto la ricognizione dei debiti fuori bilancio, ma come voi pensate abbiamo già pronto la cancellazione del residuo al rendiconto 2008, ma dobbiamo procedere al 2009, al 2010, a dare atto della gestione del 2011, e tutto questo ci vorrà del tempo e lo stiamo facendo. Io mi permetto di leggere un documento che io ho, perché è giusto dirlo, perché insomma non mi pare che ci sia altro che possa essere oggi, come detto prima, lancio un appello all'opposizione, ma è un appello sentito, perché su questi argomenti, che sono argomenti che riguardano la città, non ci possono essere, penso, colori politici, non ci possono essere maggioranza e opposizione. Se bisogna prendere atto di una situazione e bisogna cercare di trovare anche soluzioni per salvare la città, evidentemente ci vuole l'apporto di tutti. Ho dimenticato a dire una cosa importante. Elemento indispensabile per conoscere la situazione del Comune, come dicevo prima, è il risultato dell'amministrazione dopo i 4 anni dei documenti contabili. Elemento indispensabile era questa ricognizione dei debiti fuori bilancio, ma altro elemento indispensabile è quello che uscirà fuori dopo che io porterò, dopo che l'amministrazione comunale a giorni approverà in giunta e poi porterà al Consiglio Comunale la vendita dei beni del patrimonio. Lì si potrà vedere se e come il Consiglio si esprimerà e quali beni vorrà mettere in atto per cercare di trovare soluzione. Il documento è questo. Vista la delibera 202 dell'11 luglio, notificata all'ente in data 19 luglio, con cui la sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha rilevato in maniera inequivocabile che la situazione finanziaria del Comune di Cefalù presenta evidenti squilibri strutturali di bilancio suscettibili di provocare il dissesto all'ente e che impongono di attivare la procedura prevista dall'articolo 6,2 del 149/2011, assegna il termine di 60 giorni al ricevimento della deliberazione per l'adozione delle misure correttive ed ogni atto di essa conseguenziale, prescrivendo in particolare
una precisa analitica di cognizione dei residui attivi secondo quanto stabilito dal 228, la redeterminazione del risultato di amministrazione, l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2008-2009, l'approvazione del rendiconto degli anni 2010, la ricognizione esatta, quantificazione degli impegni di spesa contabilmente assunti in attesa di liquidazione nonché dei debiti fuori bilancio, preso atto delle dichiarazioni rese durante l'odierno dibattito dal sindaco, il quale ha inteso precisare che l'esito dell'accertamento ispettivo compiuto dai tre funzionari dell'assessore regionale di autonomia locale, trasmesso all'ente in data 26 luglio, pur evidenziando l'insussistenza di una consistente massa residui attivi afferente alle annualità 2008, 2009 e 2010, non si pone nei termini della richiesta e auspicata definitività, sostenendosi nell'elaborato la necessità di ulteriori e più minuziose verifiche da parte dell'amministrazione comunale allo scopo di accertare altre poste da eliminare dall'elenco dei residui medesimi. Gli uffici stanno provvedendo alla puntuale ricognizione della situazione contabile dell'ente, in particolare per ciò che concerne l'adozione degli atti di cui ai citati punti 1 e 5 prescritti dalla delibera della Corte dei Conti. Tale ricognizione costituisce l'indispensabile presupposto per porre il Consiglio Comunale nella condizione di poter adottare gli atti di cui ai punti superiori 2, 3 e 4, nonché i necessari adempimenti correttivi richiesti alla Corte. La complessità del lavoro da svolgere, sostenuta dagli stessi ispettori dell'assessore regionale delle autonomie locali, è posta a giustificazione della non definitiva dell'accertamento degli stessi compiuti, svolto in circa 4 mesi, ha richiesto un tempo congruo di espletamento, così che ad oggi risulta completato l'esame per l'esercizio 2008 ed in fase di completamento quello per l'esercizio 2009. Considerato che alla luce delle risultanze delle ricognizioni contabili di cui sopra, che il Consiglio potrà e dovrà procedere all'adozione delle necessarie misure correttive, così come ordinato dalla Corte, ritenuto di dover procedere prevedere una scansione cronologica per l'adozione con la massima celerità di atti coerenti, veritieri, in grado di rispondere alle indicazioni date alla Corte, giudicandosi idoneo e sostenibile quello di seguito esposta. E qui arriviamo al dunque. Entro il 17 settembre, riapprovazione del rendiconto dell'anno 2008. Entro il 26 settembre, riapprovazione del rendiconto dell'anno 2009. Entro l'8 ottobre, approvazione del rendiconto dell'anno 2010. Entro il 20 ottobre, approvazione del conto consuntivo dell'anno 2011. Entro il 31 ottobre, approvazione del bilancio di previsione e adozione delle misure correttive di cui alla delibera 202 dell'11 luglio 2012 della sezione della Corte dei Conti. Impegna il Sindaco e l'amministrazione comunale ad adottare gli atti di propria competenza in maniera tale da consentire al Consiglio il rispetto ai tempi sopra stabiliti. Il Presidente del Consiglio a trasmettere immediatamente copia della presente deliberazione alla sessione Corte dei Conti, richiedendo nel contempo una proroga di giorni 45 per l'adozione degli atti sopra elencati, numeri 1, 2, 3 e 4, la conferenza di Capigruppo, a favorire il rispetto dei tempi sopra stabiliti in considerazione della somma urgenza dei provvedimenti richiesti dalla Corte dei Conti, applicando la procedura prevista dall'articolo 49,5 del regolamento consiliare. Ricordo che la procedura dell'articolo 49,5 del regolamento consiliare prevede che i capigruppo possono decidere che si prescinde dal parere della Commissione quando ci sono degli atti che devono andare urgentemente. Evidentemente tutto questo non si può fare. Lo dico con e lo ribadisco, non si può fare se non c'è l'apporto di tutti, principalmente della minoranza e dell'opposizione, perché è chiaro che, l'ho ripetuto poco fa, però penso che vada ripetuto, che se si devono rispettare i termini previsti dal regolamento consiliare è evidente che altro che proroga di 45 giorni potremmo stare qui molto molto più tempo e evidentemente il Comune prima di allora, senza che noi valutiamo appieno qual è la situazione e quale potranno essere i rimedi per questa situazione, che sicuramente è il problema più grosso che c'è il Comune di Cefalù, è un problema serio e evidentemente ci vuole molto tempo e non potrà essere risolto. E dico l'ultima cosa e poi mi scuserete per la lungaggine. Dopo i primi 5 giorni della mia proclamazione ho fatto partire i bandi che erano pronti, e quelli che non erano pronti li ho fatti partire lo stesso, cercando di dare disposizione all'ufficio, per cui noi abbiamo messo in vendita quello che aveva previsto il precedente Consiglio Comunale, per cui la Casa di Colombo, l'ex ufficio collocamento, il Consiglio di Quartiere, come anche il terreno a Campella e gli altri beni che sono andati in vendita. Purtroppo non è stato venduto niente. Abbiamo pure tentato con qualche nostro creditore anche a chiedere di prendersi qualche bene di questo, non ci siamo riusciti, per cui chiaramente la situazione al momento è particolare. O
preso contatti più volte con l'assessore Aricò, assessore al territorio e ambiente, per chiedergli di velocizzare le procedure per l'acquisto dell'immobile dell'ente parco delle Madonie. Su questo vi devo dire che ho contatti continui, mi è stato assicurato che questo decreto arriverà, speriamo che arrivi quanto prima, potrebbe essere una boccata di ossigeno in considerazione che si tratta di 1.100.000 euro. E al momento il Comune, non so per quale fortuna, ma non voglio nemmeno dire perché va a finire come l'incendio dell'altra sera, quando abbiamo detto che non c'erano stati incendi e poi l'incendio c'è stato, al momento il Comune di Cefalù non ha atti di pignoramento, resiste in questo momento in una situazione di equilibrio. Abbiamo anche aperto alcuni dialoghi, come per esempio con il professore Parlato, per il debito Parlato, per la riduzione degli interessi. C'è stato anche da parte del professore Parlato un certo, e degli altri soci che hanno, gli altri parenti che devono avere questo debito, una certa disponibilità. È chiaro che questo tipo di trattativa, qualora il Comune, se il Comune avesse la possibilità economica di far fronte immediatamente, potrebbe trovare, diciamo, iniziative utili. Stiamo cercando di evitare che ci siano altre situazioni, perché abbiamo perso la credibilità con l'Enel e l'Enel ci chiede continuamente il pagamento di fatture che ancora non sono nemmeno in scadenza, per cui teniamo monitorata tutta la situazione. Abbiamo ridotto tantissime spese, siamo andati a eliminare spese incredibili, non soltanto quelle dell'auto, anche perché il sindaco non è a piedi, perché abbiamo trovato una bellissima Punto 1009 turbo diesel bianca e non blu, ma che utilizziamo lo stesso. Abbiamo cercato tranquillamente di ridurre 42 linee telefoniche, abbiamo chiesto alla Telecom di togliere questo canone bimestrale che va avanti dal febbraio 2007 per 6.000 euro ogni due mesi di telecamere che nessuno mai ha utilizzato, telecamere che erano collegate con gli uccelli tramite della DSL, che erano attive da allora. Abbiamo tolto e eliminato diversi collegamenti superflui, uno addirittura della festa Santissimo Salvatore del 2009 da DSL a lungomare dimenticata. Abbiamo cercato e stiamo cercando di togliere una serie di convenzioni fuori dalla Consip, che ci portano anche a utilizzare fotocopiatori in affitto quando noi abbiamo tantissimi fotocopiatori nostri che possiamo utilizzare. Stiamo cercando di tagliare il possibile, su questo vi devo dire che la segretaria si sta mettendo già al lavoro per cercare di produrre, di cercare di mettere a reddito un po' al patrimonio, che è quello che ci interessa particolarmente, un patrimonio che è privo di manutenzione ma che è dato più volte incomodato e non può più essere dato in questo comodato. È evidente che siamo sul fronte anche del risparmio, anche per le piccole cose, per cui ci siamo accorti che per esempio il Comune di Cefalù, ho un po' vergogna a dirlo, il Comune di Cefalù consuma acqua di 10 metri cubi al giorno perché ci sono perdite occulte alla scuola media, per cui abbiamo trovato che queste perdite chissà da quanto tempo ci sono. Stiamo cercando di fare il nostro meglio, è evidente che su certe cifre, su certe macro cifre c'è poco da fare. La cifra per esempio che ci vede soccombenti in una gestione del lato rifiuti, che ci vede con fatture di 920.000 euro ogni tre mesi, è una cifra che chiaramente comprime ed è sul Comune. Stiamo cercando attraverso l'assessore Leonardi di risparmiare anche sul lato del servizio elettrico, cercando di partecipare da un punto di vista anche con la città Rete Madonite, a qualche consorzio che ci possa fare risparmiare anche sull'aspetto della luce, e sotto gli occhi di tutti che stiamo cercando anche di, perché no, dare in affitto qualche tetto dei nostri immobili per arrivare a qualche intervento di fotovoltaico. Su questo e su tante altre cose il Consiglio Comunale sarà informato, perché il Consiglio Comunale non verrà mai lasciato senza informazione sulle cose che verranno decise dall'amministrazione. Vi devo dire che stamattina ho ricevuto, a proposito di questo, una telefonata da Alessandro Ficile, che mi dice che l'ente parco delle Madonie ha avuto approvato un progetto al bastione per un utilizzo parziale del bastione, come per un progetto che vede una ristrutturazione parziale del bastione per una, ora non mi ricordo precisamente come si chiama, è una cosa che riguarda l'ambiente, voleva sapere, voleva da me avere la disponibilità dei locali.
ho già detto che questa disponibilità non appartiene alle competenze del sindaco, ma appartiene... E per la valorizzazione di tutti i beni, ecco, sto dicendo che sia questo bene, sia tutti gli altri, l'utilizzo di tutti gli altri beni, in ossequio a quello che è le competenze del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale verrà informato. Concludo, come ho detto inizialmente, resto a disposizione dei consiglieri comunali per ogni chiarimento e per ogni tipo di domanda volete fare su quella che è la situazione che al momento è sotto, diciamo, osservazione da parte dell'amministrazione comunale, e sono a disposizione, ripeto, per ogni altra delucidazione. Grazie. La ringrazio, signor Sindaco. Chiedo ai consiglieri comunali chi vuole intervenire. Posso? Prego, consigliere Lombardo. Colleghi consiglieri, signor Presidente, signor Sindaco, dopo questa attenta esposizione dei fatti e dopo l'accorato appello che lei ha fatto alla opposizione, io credo, interpretando la volontà dei miei colleghi, che da parte di questa opposizione c'è tutta la buona volontà di collaborare con l'amministrazione. È ovvio che a noi sta a cuore solo l'interesse del bene della nostra città. E questo non vuol dire che noi questa sera firmiamo cambiali in bianco. È ovvio che facciamo e responsabilizziamo l'amministrazione affinché in tempi brevi ci possa sottoporre delle soluzioni per poter scongiurare il dissesto finanziario per la nostra città. Quindi ritengo che lei possa contare assolutamente sulla nostra totale disponibilità, e quindi la invitiamo ad andare avanti per poter arrivare con prospetti, con progetti finanziari certi che possano toglierci da questo problema. Grazie consigliere Lombardo. Consigliere Messina Patrizio. Mi chiedo...